Dawnbringer Riven. Con le poppe al vento, ovviamente. E una vita di tipo 45 centimetri. Japanese style. Eh sì. E ho detto, ragazzi, tu hai presente il campione Gragas, giusto? Certo, il ecco. Barilozzo che beve io dico, birra. Fate la versione femminile, perché le donne devono essere sempre così? 90, 60, 90 con due poppe giganti, cioè... Cavolo, bellissimo. E la faccia super... come si dice? Tutta perfetta, sembra una statua. Fate la Gragassa, porca puttana, cioè... Fate Gragas versione femmina, l'ho sempre detto. Ma lui è un mezzo mostro, non vale. Dicevi? No, io ho sempre maxato la E su Malphite. No, devi maxare Q perché devi poccare, devi dargli fastidio a quelli. Ok. Item, anello di Doran oppure No, no, devi andare oggetto da Sapphire. Se ruba magia, ruba mago, non so, Spellsifege si chiama in inglese. Vantaggio del mago ladro. Ecco, sì, va bene, ce la farei, non ce la farò mai leggere un nome del genere. E due pozioni. Sì. Perfetto. Ok, ci siamo. Vado di Doran, dove cazzo è qua? Ok, andiamo. Sì, chat, se volete farmi la traduzione, aiutatemi perché ne avrò bisogno. Purtroppo. Ma facciamo così, te li pingo gli oggetti. Da Allora, quanto puoi pingare gli oggetti? Che figata! non lo so, ma da anni in realtà, è da parecchio. Una volta non si poteva, però in realtà è già da parecchi anni che si può. Allora, come oggetto mitico, sai che adesso c'è l'oggetto mitico che ne puoi comprare solo uno tra quelli mitici e poi tutti gli altri, no? E di conseguenza l'oggetto mitico è quello che ha più value, cioè quello più Giusto. forte, è molto più sbroccato rispetto agli altri. Fai conto, nel 95% dei casi builderei sempre prima un oggetto mitico rispetto agli altri. Adesso Ok, chiaro. Mi andiamo ad sembra aiutare Weed sensato. 420. Io non so ancora con che spell partire, intanto. Ok, andiamo in lane. Dalla season 6 almeno. Sì, da un pezzo, è tantissimo, si Io possono non pingare. passavo tipo mai da qua perché ho paura degli ambush. Lo so. Invece non ho paura. Esatto, bravo, hai visto? Tu Sì. adesso, quando... Per evitare di sprecare mana, anziché spammare la Q tutte le volte che ce l'hai, aspetti il cooldown della cometa e del mana flow, ok? Che si vede sopra le spell quanto manca di La vedo, la vedo, cooldown. la Ecco, vedo. perfetto. Il mana flow a cosa serve? Tutte le volte che tiri un'abilità contro un nemico, e ovviamente ce l'hai pronto, quindi non in cooldown, ti regala 25 di mana. Fino Ok, quindi io a la Q la pago. 250. Esatto, fino a 250. No, ti rimane proprio permanente il mana, quindi... Arrivi a un punto dove c'hai 250 mana in più e ti dà anche un po' di sustain. Beh, la cometa invece penso tu l'abbia vista, quindi Sì. non c'è molto da dire. Ovviamente dobbiamo attendere per poter ingaggiare perché Ah, siamo deboli. Ok. certo. Bravo. Questo è un main trash, sicuramente. Vai. Dovevi lasciarmelo. Questi si Ah. beccano due hit. Ok. Oh, ora lo puniamo. Aspetta che mi Ok. tengo. Ti ho messo l'ignite, vai, continua, continua. Vabbè, io ci vado, tanto. Lo lascio da perdere. Oddio, come... Dai, che culo, porca troia. Ho Allachi. avuto un culo spropositato qua. Madonna, pure me. Ha avuto un AF. culo spropositato. Li riprendiamo. Ok, si è suicidato. Ho fatto la kill, ottimo. Sì. Che item faccio? La zana di ghiaccio, evolvo il vantaggio del mago ladro, Quello si penso. evolve facendo i soldi. Fai Ah, come perfetto. oggetto, fai il... Knight, questo qua. Mieti torno a turno, ok. Beh, Ho io fatto faccio flash questo. su di lui, lui ha dashato in quel momento lì, altrimenti lo knockappavo, lo killavo. Vabbè. Quella era proprio sfiga.
Non meglio Ludens. In realtà no, perché tanto se sei mid un conto che devi farmare, pushare. Invece lui gioca support, quindi chi se ne frega. Poi il mana c'ha già il mana flu, è più che a posto. Io nel dubbio ho preso la bacchetta che posso evolvere in entrambe, quindi se cambi idea. Ah, tu il tuo obiettivo è quello di pokare e di spammare la Q su Lucian, ok? Sì, 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 sì. Ok. Noi andiamo avanti. Ecco, esatto. Noi andiamo avanti di questi piccoli trade. Perché tu c'hai una passiva che ogni dopo 10 secondi che non viene attaccato, metti, avrei visto, scudo. Ti dà lo scudo, quindi il tuo obiettivo è quello di attendere la passiva e andare a poccare, così tu li pocchi. Magari ti arriva un autoattacco contro di te, di risposta, ma tu c'hai lo scudo, quindi te lo tanchi. Mentre lui invece si prende la pizza. Tipo ora che lo scudo puoi andarti a una bella cus. Luce è preferibile, ma se becchi anche trash, ok, cioè nel senso. Basta che qualcuno perda vita e poi possiamo ingaggiare. Chiaro. Come vedi è molto forte. Oh. Se la stai iper rischiando. Mica non c'ha la E. Ok. Uff. Cioè cooldown ancora troppo alti, my bad, sai, non sono abitué di Riven bot. Vai ad aiutare questo. Io non posso che non c'ho proprio vita. Appena appena hanno la ulti loro sono morti, sia chiaro. Ah, certo, beh, certo. Cioè, proprio finita per loro appena abbiamo la ulti. GG Yone, attenzione. Ah, Yone 2-0, molto bene. Quello che tu non sai giocare. Beh, è più forte di Yasuo oppure? Sì, è un po' più forte secondo me. Ok. Giustamente è uscito dopo, quindi se non lo miglioravano tutti continuavano a usare Yasuo. Boh, ma Yasuo non potrà mai far schifo, sennò come fa la Riot a campare? Oh. Ok. Questa la pushiamo, tira tipo una E in mezzo, poi devi andare back. Ok. Vai pure questo. Back. Vado back anch'io a sto punto, che non ha senso per me rimanere. Quindi è confermato, mi faccio il mietitore? Infatti quello lì, sì sì sì. Ok. Stiamo facendo anche il tutorial in live nel frattempo. Kruger, grazie il Prime, non t'avevo visto prima, scusa bello, grazie mille. Grazie mille. Imbarazzante che Tahm Kench riesca ancora a vincere la top lane dopo tutti i nerf che ci hanno fatto. Però Garen qua gli fa dei match in testa, oh yes. You suck! Jungle diff. Ma cosa vuol dire sta che cosa? Ma è morto un ov1. Sono sempre rimaste le sì. Stesse cose. Tira delle belle rotelle quando riesci. Ah, certo. Anzi, guarda, se trash mi grab. Esatto, è proprio quello che volevo che facesse. Usare il grab a caso. C'è il jungler qua. Ok, aspetta che inizi a mettere qualche ward. Che non andarci qui lì, ok. No, tranquillo. Ovviamente c'è la control. Stiamo facendo il drago, ma il nostro jungler non c'è, quindi attendiamo con calma. Ma siamo sicuri di essere in Iron qua? Non lo so. Cioè, okay. Non so che lo. Cioè, come ti consideri il gioco, quindi non ne ho idea. Ok. Sa come considera quelli che non giocano da molto? Non lo so. Allora, io la R ce l'ho, probabilmente se entriamo li scoppiamo. Io non ce l'ho, ancora al 5, ok, niente. Se non ce l'ho e Trundle potrebbe essere qua. Ha appena fatto il drago, non credo, non avrebbe senso che... Ok. Io sai quando andrei, quando o Thresh usa il Fly o quando usa la Q, magari. Appena fa il 6, ovviamente. Prova a baitarglielo e poi ci andiamo. Sul carretto, mannaggia. Con sta wave ho la ulti.
Ottimo, allora io inizio a lanciare una rotella. Vabbè, la lancio su trash, a questo punto. Esatto. Ottimo. Allora a questo punto aspetta che faccio il 6. Dovrebbero mancarti 3 minion. Beh, questo sarebbe tipo il momento perfetto se avessi la R, però. Io ce l'ho. Ok, quando appena vedo Luciano un po' fuori posizione lo scoppio. Oh, vabbè. No! Vabbè, l'ho ignaitato, lo sciogli. Lo sciogli. Questo è proprio un cretino. Mannaggia. No. È troppo tank questo tizio. Io c'ho la E se vuoi, eh. È tutto carico, c'ho anche una bella corazza di AP pronta. Lui è troppo tank. Va bene, posto allora. Qua bisogna resettare, vai back, vai back. Ok. Va proprio scagazzato fuori dal vaso il tizio. E a noi va più che bene. Eccoci. Oop. Yayayayay al Mao. Vabbè. Classici messicani ridono così di solito. Gli spagnoli. Poi gli spagnoli, esatto. Comunque l'alternator, come vedi, è molto forte. Ogni 40 secondi danneggiare un campione ti fa anche quel danno aggiuntivo che, fidati, fa molto. Ok. E invece la zona di ghiaccio non l'ho mai usata. Cos'è? Ah, ma è una ward. Vaffanculo, si è evoluta. È tipo l'oggetto per mettere le ward. Ah, esatto. Scusami, è la prima volta che lo vedo. Ok, adesso devo iniziare a metterne un po'. Ma che cosa diavolo stanno facendo? Metti qua e togliamo la control. E poi lo metto anche nei loro tribush per evitare il bug. Sì. Ok, ci siamo. Io ho la R tra 9 secondi. Io tra 30. Però... Ma che pazzo fa? Ma è pazzissimo. Io non ti posso aiutare. 1. Ma guarda, se vuoi fare la pazzia... Non so se ci conviene. Io non c'ho la ulti, dovresti aspettare 15 secondi. Allora aspettiamo. Io ci sono, eh. Sì? Tu vuoi andarci? Aspetta però che sta ultando. Sì, infatti sto aspettando un attimo. Oh, no. Ho intato. Ho sbagliato. Abbiamo intato entrambi. No, ma no, ha fatto troppo danno sto tizio qua. Perché ne fa così tanto? Boh. Io finché non ho cooldown reduction non riesco a far nulla, perché... Le spell non mi partono. Fammi dirlo PGG, sono curioso di sapere a che lo sono questi. Ovviamente la domanda è legit. Ma secondo me non sono Iron. No, Iron no. Però... Boh, Bronze 1 Trash col 37% win rate. Non lo so. Abbiamo dato troppo vantaggio con questa combo. My truth is unbreakable. Vabbè, comunque adesso c'è la ulti. Via. È arrivata anche Ench da me. Ah, si pusha veloce questa. E si sloggia immediatamente. Ok, benissimo. Tank Ench è bello tiltato. Sappilo. Non penso che riesca a tirare di una qui in tempo. Va bene lo stesso. Abbiamo provato. R-up in 2 secondi. Quando vuoi su Lucian, però occhio a non fartelo doggiare. Ha usato tutto, Fresh, mi hai aiutato. Bravissimo, ottimo. Io sono mezzo morto. Però, insomma. Se lo rallento, niente. Ero fuori range. Troppo tankoso quel tizio. C'ha già le scarpe armor, quindi non... È difficile tirare giù, ecco.
solo Baron Minion che ha bisogno. Esatto. Ma io con una culo shot, secondo me. Non credo, però. Tiragliela e sloggia subito dalla torre che ti becchi la storrettata. Ok. È morto, dai. È arrivato il pesce, è arrivato il pesce. No, non subisce danno. Va bene. Vabbè, GG. Amen. Non worth, ma va bene. Vabbè, che tanto le kill su trash. Beh, io sono riuscito a completare il mietitore. Cosa fa il mietitore? Conferisce tutti gli oggetti di tipo leggendario, 5 velocità abilità. Sì, vabbè, per fartela semplice ti dà AP, ti dà vita, ti dà ability haste. E ogni volta che ti completi un oggetto leggendario, che sono tutti gli altri oggetti completi, ti dà 5 di ability haste. L'ability haste è quella che una volta era cooldown reduction, però non può rivisitata. Per me è in peggio, però vabbè. Cioè, io mi ricordo che i tempi riducevano il tempo di ricarica dell'abilità. Esatto, invece adesso è la velocità dell'abilità. Più sono veloci e meno tempo di aspettare. Il concetto è quello, fa schifo, lo so, però... Ma nell'animazione? No, è cooldown reduction. C'è anche scritto il in proporzione quanto è il cooldown reduction, se ci fai caso, ci vai sopra con la freccetta. Ah. Cioè, tipo, io adesso ho 20, cioè, sopra c'è scritto 17%. Sì. Ok. E la mia attiva invece cosa fa? Non ce l'ho un'attiva, no. No, non hai l'attiva. Ok, che lo vedevo dorato e quindi di solito gli oggetti dorati erano... Ah, tu sei Shittari Lucian con la ulti è morto, è letteralmente. Morto. Guarda, sì, adesso io... con la Q quanti danni fai. Ah, faccio 2,94. Vedrai, ne farei di più. Prova a hitarla su Lucian. Ora. Hitala su Lucian se riesci. Ok. Aspetta che c'è Trash che sta... Madonna, ci siamo letti nel pensiero. Però qua... Se la lettura è buona, però... E non insomma, facciamo abbastanza danno. Io non so come Thresh sia bronze 1, sinceramente. Cioè, ma non dico che sia una bestia, però... Ma come l'ha fatto a prendermi? Mi fa molto strano che sia bronze 1 quel tizio lì. Forse sta cercando di low boost... È lo smurf per fare duo con la... Lucian è scarsissimo. Thresh è quello bravo, evidentemente ha preso lo smurf per fare duo con lui. Ci sta. Va bene, okay. È normale, è normale. Però mi è piaciuto, ci siamo coordinati bene senza dire nulla. In realtà t'ho seguito perché ho visto un engage un po' pazzo. Però perfetto. Possiamo anche far finta che sia una coordinazione. Possiamo far finta che... Ok, prossimo c'è item. È morto quel tizio. Aspetta che... Uccianelli. Passate Scarpe Magic Penetration. Erano blu una volta con le Magic Penetration. Lo sono anche adesso. Eccolo, calzari del mago. Oh, bravo Rammus. 20. Una volta il team ci supporta. La frizza sto tizio qua. No, ok. Beh, le avrebbe dovuto frizzare troppo. E triangolini tipo dei... Sì, no, questo non è bronzo, te lo assicuro. Sì, ha tirato una lanterna della serie. Ah, no, non è altro bronzo, che bronzo. Tizio qua. Quello non lo si killa mai nella vita. È meglio, ogni tanto ci sta giocare con quelli più forti.
per una Riven in due lane che prendendo metà dell'exp fa molta fatica. Non ho capito questa ulti. Vabbè. Mi ha impiegato il drago. E tu lo vuoi fare? Ah, non lo so. Va fatto adesso? Per me sì. Beh. Sì. Sì, però inizia questo. Non lo inizia. Vabbè. No, ma c'è la botta, quindi conviene non farlo. Allora, potevate farlo, li massacriamo questi. C'è Rammus. Ok. Ciò si fa. Va bene. Io non ho la R, però. Thresh main luce top e Lucian sembra un secondo account di livello basso. Secondo me ora grabba, ingaggia. Io ce l'ho ulti tra due secondi. Vabbè, c'ha lo smite sto tizio. Oh Gesù, cosa ho visto. No, lascia. No, non ti possiamo seguire se ulti. No, infatti non. Lucian cioè Thresh bronzo 1 che gioca support e lo gioca benissimo. Cioè dai. Main top. Ne dubito. Prossimo item? Prossimo item. Allora, oggetti AP. Fatti questo qua. Horizon focus. Concentrazione dell'orizzonte sarà? Concentrazione dell'orizzonte. Ok. Proprio tradotto da Google traduttore. Ci piace così. Allora, la top ha bisogno di noi. Tu fai una tripla easy lì. Vabbè, un po' veloci ragazzi, purtroppo. Lo shot o Lucian? Secondo me sì. Vediamo. Gli do fastidio a questi. Sì, Lucian con Malphite AP fai tantissimo danno. L'ho sciolto, poveretto. Wow! Cosa cazzo ho visto? Vengo da dietro. Sto Thresh è un dito nel culo abominevole comunque. Vabbè, però è Thresh, quindi sti cazzi. Non ho capito, il blu serve anche a chi non ha mano adesso. Ma sono soldi exp e cooldown reduction. Non mi sapevo. Fa un po' complesso per me fare qualcosa. E tanto c'è lui che sta pigiando tutti i tasti. Subisce danno, giustamente. Mi sa che lì. E questo? Muore. Oddio. No. Io a quel punto ci entro. Ah, ho fatto in tempo il Gore Drinker. Maledetto Lucian. Ok. Vabbè, scarso, grazie al consiglio. Cioè, dell'info, però. Cioè, lo vedo da come gioca, ragazzi. Lo vedo da come gioca. Cioè, è bravo, avete visto anche voi che è bravo. Come fa uno un tizio bronzo 1 main top a giocare Thresh così? Cazzo, che scappi, Garen. Mo' arriva un altro pilastro sotto al culo. E invece. Cooldown altissimo. È vero, durano un sacco i fight grazie a sta patch. Infatti. Perché tu non so se lo sai, ma ieri hanno fatto una patch che ha cambiato completamente League of Legends, dando HP armor a tutti. No, avevo. Cioè, in chat mi hanno detto, ma ovviamente ho capito poco. Perché essendo fuori dei giochi, per me è come se non fosse successo nulla.
Hanno dato quindi delle statistiche di base a tutti quanti? Sì, hanno dato letteralmente vita e armatura e resistenza magica a tutti. Proprio a tutti. Perché erano stanchi di un meta in cui dominavano gli assassini e tutti venivano one-shottati. Hanno detto, sapete cosa? Diamo resistenza a tutti i campioni, così i fight dureranno di più. E infatti un po' si nota. Anche da assassin te la cavi? Sì, perché comunque c'è l'eclipse, però... Cioè, parliamoci chiaramente. Che cos'è che fa il mio nuovo item, per curiosità? Quello lì, vabbè, ti dà AP, ti dà vita, ti dà cooldown reduction. Ok. E quando colpisci un nemico che ha un impedimento ai movimenti, quindi è stunnato, slowato, qualsiasi cosa, oppure lo colpisci con una mossa che ha più di 700, più di 700 di range, fai il 10% di danno in più. Quindi la mia R fa più danno. Esatto. Niente. Morto dai CC. Non solo la tua ulti, ma anche la tua Q perché slowa. E anche tutte le mosse dopo che un nemico è slowato, capito? Quindi tutta la tua combo fa il 10% di danno in più. Capisco. Mos fa Black Cleaver. Ok. Come prossimo amico, cosa facciamo? Prossimo oggetto. Tante cure, perché in caso questi farti un morello. È questo Cosmic, qua. Cosmic mi dicono. Il Cosmic ti dà. Sì, puoi farti il Cosmic, però hanno troppe cure, fatti il morello, cioè riduce le cure quell'oggetto. Ok, quello è rimasto uguale. Esatto, sì, magari hanno cambiato un po' la di grafica. Numeri, però il concetto è sempre che riduce le cure. Guarda, però... più AP. Ok, chiaro. No, io non ci vado contro questi. Io giocai nel, un sacco nel meta dove c'era la lanterna dove si farmavano i mostri nella giungla. Sì, 2014 era. 2014, esatto. Anch'io ci giocavo. La Feral Flare, una delle cose peggiori mai create. Si lamentano di certi oggetti adesso, ma ai tempi c'era un oggetto che dava la possibilità a tutti di diventare forti all'infinito. Era un ottimo oggetto per stompare, però. Vabbè, ma era un oggetto che ha devastato il gioco. C'è un engage in atto qua. Sì. Tanto trash è stupido. Tutti tu mi trasti, quindi io so che ti vado. Guarda lì. Che uomo con, mi ha finito la partita. Oh yes. Cosa mi ha stunnato? Killata in fontana. Non so se possiamo finire, c'è trash. Trash. Si sono messi tutti a fare l'inhibitor, quindi no, non finiremo. Esatto, va bene. Vabbè, voglio un platinare il gioco, ci sta. Io non... Vedo degli orologi in giro per la mappa. Tipo questo qua, cosa serve? Ok, qua. Oddio. Oh Gesù, che palle tankenci. Ah! Oddio Ione, che mostro. Okay.
Ma chi mi lancia i sassi? Sono morto dalle pietre, Dio santo. No! Unlucky. Cuore era decente. Vabbè, dai, finirà nemmeno. Unlucky. GG. Bene. Peccato per Ian. Vabbè, ma ha fatto. Lo sapevo che il torneo durava tantissimo. Dice, ah, un'ora, massimo un'ora e mezza. Bravissimo. E buon divertimento. Va bene. Dano, ti ringrazio. Per me è ora di andare a letto. Ma grazie a te. E domani c'ho la palestra. Pietà, mamma mia, sto game. Vabbè, ma Rivenbot. Un po' bocciata, devo dire. Va bene. Con piacere. Buonanotte, caro. Buonanotte, ciao, ciao.